prima di passare la parola alla dottoressa Nero per il suo commento critico, volevo ringraziare quanti si sono prodigati per la realizzazione e la collocazione dell'invito. Prima di tutto il parroco di Fabio, che ha chiesto e voluto l'esposizione della Chiesa, al quale va il mio saluto di cognato, che associo insieme al ringraziamento di tutti i parrocchiani per il servizio prestato, con il più sincero augurio per il suo futuro, per la sua missione e la sua nuova destinazione. E mi faccio interprete del pensiero di molti della comunità nel ringraziare chi viene chiamata affettuosamente donna Olio, che tra pochi giorni compierà 93 anni, per l'amore e la dedizione prestata alla Chiesetta del Grave, la quale il quadro è stato dedicato fin dall'inizio, insieme alla Via Crucis che si trova nella stessa chiesa. Ringrazio in particolare mia moglie Maria Teresa, che mi ha seguito per i 3 anni della lavorazione, senza la quale il quadro non sarebbe stato realizzato. E non solo per il sostegno morale, ma anche per quello materiale. Sono di sua mano tutti gli inserti fogliatori applicati sul quadro. Ringrazio anche le maestranze Silvia Lucchetta, Ortello Paola e Gino Furlano, i sacrestani e gli artigiani che hanno collaborato all'installazione sotto la nostra guida e quella del valido geometra Fabiano Marco. Infine, mi ricordo di ringraziare quanti ancora nel 2009 si erano prodigati a favore della sua installazione nella Chiesetta delle Grandi, per la quale la tela era stata concepita, ma che può trovare oggi in questa chiesa una più autorevole collocazione, una maggiore visibilità e partecipazione da parte di fedeli. Infine, insieme ai ringraziamenti, anche una nota di soddisfazione personale per il lavoro. In fondo, per gli artisti, il piacere non è solo quello di creare, ma anche di pensare che gli uomini in questa vita passano, ma le loro opere rimangono come testimonianza della loro epoca. Grazie a tutti. Attinge anche dalla cultura popolare, ma immagino siamo impediati.
senza particolari sorpresi letterali. Nella sua idea però c'era un punto finale, il riscatto del sacrificio e della sofferenza, ovvero signori la speranza, la salvezza, che andava ad incarnarsi in quella che noi chiameremo la quindicesima stazione e che è data dalla risurrezione. Ovviamente c'era un filo conduttore, tutt'oggi la Via Crucis è una chiesetta grave, però visto anche, come dire, il problema tecnico dell'allestimento, a distanza di qualche tempo, perché la risurrezione è stata eseguita, fate conto, tra il 2006 e il 2009, quindi non è stata fatta ieri, c'è stato un lungo lavoro di elaborazione iconografica, comunque si è deciso anche per motivi, diciamo, grandezza, di imponenza, di donarla alla Chiesa di Cina, dove mi sembra anche sia stata una straordinaria intuizione. Il primo impianto doveva essere quello di Gesù trionfante e non ascetico, sofferente come nella croce, ma nel vigore della sua forza fisica, come era stato rappresentato quando parlava ai discepoli o quando ci fu l'ultima cena. E poi una figura che proteggeva gli astanti. Gianfranco di Siena, dopo proprio questa esperienza, ha sostanzialmente unito le due componenti. Questo dipinto, che è stato realizzato su tela con una tecnica mista, pugna, smalto, foglia oro, rappresenta proprio questi due momenti, perché sostanzialmente è diviso a metà. C'è il Cristo trionfante al centro che sembra quasi questo turbine di nuvole, di angeli, di calcare quel terremoto che aveva segnato la sua risurrezione. In basso ci sono gli astanti che nella tradizione della storia dell'arte sono sporadici presenze, cioè nel senso che sono poche persone, la Madonna, la Vergine con gli Apostoli. Quindi abbiamo una miriade di volti e di pose, di esperienze, di espressioni, questo perché? Perché il nostro autore ha trasformato i simbolismi della storia dell'arte in un messaggio collettivo. È l'umanità che assiste agli eventi. Ecco perché, come notate, oltre alle citazioni prese dai grandi maestri, un po' di Tiziano, un po' di Leonardo, un po' di Palma Giovane, che ovviamente è un omaggio ai grandi classici, ma anche un omaggio alla straordinaria scuola veneziana della pittura, che diventa poi scuola vecchia, unica al mondo, soprattutto nell'interpretazione dell'arte sacra. Quindi le citazioni ci sono, ma poi il gusto tutto personale e lo studio del nostro autore ha trasformato tutto questo messaggio collettivo, quindi l'umanità. Guarda Gesù che risorto torna poi nella casa del Padre. Ha messo cioè in un unico dipinto i due momenti più alti, più intensi, più commoventi della dottrina cristiana. Se osservate i volti c'è una serenità che scorre lieve in tutte le espressioni. Non c'è paura, non c'è terrore come viene raccontato, perché c'è stata una tensione in quel momento. Anzi, c'è una grande pacatezza, è la consapevolezza, ovvero il raggiungimento di quella speranza che nelle parole di Gesù ricorreva spesso e in maniera molto incisiva. Un caleidoscopio di colori, la figura in alto, perno della composizione, quasi a rivendicare la centralità di Gesù per chi crede, per chi ha fede. Il suo carisma, la sua forza, la sua potenza e attorno quel mondo credente che vede in lui ancora un punto di riferimento. Quindi signori, quest'opera è in qualche modo la parte conclusiva di questa esperienza del grave, della chiesetta del grave, che nella gioiosità dei colori, nella raffinatezza del gusto, ma anche in senso questo positivo, lettura positiva che si vede nell'immagine rispecchia quel concetto iniziale di cui viveva il Vincenzo, la speranza.
salvezza, l'ottimismo. La vera strada è quella attraverso Gesù. Grazie Gianfranco Misiaia, grazie a Don Fabio, buon lavoro Don Fabio di cuore e grazie a tutti voi per la pazienza. Grazie. Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.